è andata a riposarsi. Mio padre era molto grande, io volevo andare a militare, però mio padre aveva bisogno e mi ha sbrigato le carte per non restare a militare, per accudirlo. E poi invece è andata a finire diversamente, che lui accudiva me. Io andavo a lavorare e lui mi faceva il mangiare. A mezzogiorno arrivavo, mi faceva la pasta, una fettina, guardate, a 90 anni mi cucinava. Allora, metti il versetto che lo leggiamo subito, Luigi, perché siamo in comunione con Dio Carlo. E come vi dico, io mi sono sposato a 20 anni. Avete capito che ero nella sofferenza, mio padre era molto grande. Non mi ha fatto fare il militare, però sono andata a passare la visita, mi piaceva, è solo che non ha voluto mio padre, mi ha sbrigato le carte, però riconosco cosa vuol dire essere militare, perché con tutti quelli che ne ho parlato, come se l'avessi fatto io il militare. Comunque, Angelo, io sono ateo, non credo in nessuna religione. No, io non ne faccio religione, amore. Posso chiamarti amore mio, zio Carlo? Allora, il versetto di Luigi è: però hai scritto di Deuteronomio, mi sembra, se non più errore. Se è giusto, di scrivi sì, Deuteronomio. Mi sembra che questo qua. Deuteronomio. Allora, 34 da 1 a 12. Allora. Scusa un attimo, zio Carlo, come ti ho detto, io non faccio religione, amore. Io ho finito di fare religione da molto tempo, perché ho capito no, Rudy, non te ne andare, sto leggendo un versetto da 1 a 14, fai finta che non ci sei qua dentro. Finisco subito e poi parliamo. Rudy, amore, fallo per me, perché ti amo. Zio Carlo, io non ne faccio religione. Io parlo solo di Dio e di Gesù, non parlo di religione. E tutti quelli che non ne vogliono sapere di religione, sono stato molto amico con loro, perché non sforzo nessuno. E non gli dico per forza deve fare questo. Poi voi dovete stare tranquilli, non dovete neanche per forza accettare quello che sto dicendo adesso. Fate finta che vi state facendo una pausa, va bene? Dio Carlo dice: ok, grazie della compagnia, buona serata, non mi interessano le preghiere e tutto. L'annesso. Ciao zio Carlo, allora spero che
un'altra sera ci viene a trovare anche che noi vogliamo fare delle live amichevolmente, parlare come siamo parlati stasera. Ok, zio Carlo, se vuoi puoi andare nel mio sito, non faccio religione, e tu quando entri nel mio sito vedi che c'è scritto le religioni sono spazzature. Lo vedi, c'è scritto. Hai capito? Ci sono tutti gli idoli dentro un carro che li buttiamo nella spazzatura, tutti. Va bene? Ok, Rudy, se vuoi stare, mi fa piacere. Zio Carlo, se volete stare, fate finta di niente, va bene? Finisco subito. Se poi volete andare, ciao, ci sentiamo un altro giorno, se lo vorrete, senza impegni, va bene? Ciao, ciao. Dio vi benedica. Se volete restare, restate. E allora? Deuteronomio 34, da 1 a 12. Padre, nel nome santo del tuo figliolo, benedici questi versetti in Deuteronomio 34 da 1 a 12, richiesti da fratello Luigi Teresa. Gloria a te, Signore. Il testo dice la morte di Mosè. Poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, in vetta al Pisgah, che è sulla sponda opposta a Gerico, e l'Eterno gli fece vedere tutto il paese di Galaad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim e di Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare d'Occidente. Il Negei è la pianura della valle di Gerico, città delle palme fino a Tisoar. L'Eterno gli disse: questo è il mio paese che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: io darò alla sua discendenza, io te lo do, te l'ho fatto vedere. Con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Avete capito? Gli ha fatto vedere il paese a Mosè, gli ha fatto gustare, gli ha fatto sentire che era arrivato nella terra promessa, ma siccome Mosè ha sbagliato verso l'Eterno, alle acque di Meriba, quando si è innervosito, gli ha fatto come se lui ha fatto scorrere l'acqua dalla pietra, si era arrabbiato. E Dio gli ha fatto il miracolo, gli ha fatto scorrere l'acqua, ma gli ha detto: tu hai peccato contro di me, non hai dato onore a me. Con tutto ciò ti farò vedere, fino all'arrivo della terra promessa, la vedrai, ma non entrerai. E qui lo dice chiaro: guardala, scorgila, ma tu non prenderai possesso di quella terra con i tuoi piedi. E gliel'ha fatto vedere sopra il monte dove lui la guardava. E qui dice ancora nel versetto 5: così Mosè
servo dell'Eterno, morì là, nel paese di Moab, secondo la parola dell'Eterno. E l'Eterno lo seppellì nella valle del paese di Moab, di fronte a Bet Pecor, Peor, e nessuno ha conosciuto fino ad oggi il luogo della sua tomba. Or Mosè aveva 120 anni quando morì, la sua vista non si era indebolita e il suo vigore non era venuto meno. E i figli di Israele lo piansero nella pianura di Moab per 30 giorni. Poi i giorni di lutto e di pianto per Mosè terminarono. Allora Giosuè, figlio di Nur, fu ripieno dello spirito di sapienza perché Mosè aveva imposto le sue mani su di lui. Così i figli di Israele gli ubbidirono e fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta simile a Mosè, che l'Eterno conosceva faccia a faccia. In tutti i segni, prodigi che l'Eterno lo mandò a fare nel paese d'Egitto, davanti a Faraone, davanti a tutto i suoi servi e a tutto il suo paese, in tutta quella grande potenza e in tutte le cose grandi e tremende che Mosè compì davanti agli occhi di tutto Israele. Fin qui la parola richiesta da Luigi. Fratello caro, ti devo ringraziare, fratello Luigi Teresa, di questo punto. Un saluto a Davide 74:3, Dio ti benedica, e vorrei ringraziare fratello Luigi. Sì, mi è piaciuto, amore mio Luigi, mi ha fatto ricordare un passo molto molto importante, perché fra poco leggeremo la parola che vi ho accennato, nel Salmo 89, se c'è tempo, però è giusto, perché ci siamo allargati un pochettino, un po' molto allargati, però non mi dispiace, perché abbiamo parlato con due persone che non volevano sapere di religione e ancora non vogliono sapere di religione, però mi sono piaciuti, io ho avuto affetto per queste persone e vogliamo pregare per loro. Zio Carlo si chiama uno, e anche per l'altro grande amico mio che abbiamo parlato tanto poco fa. Un parlare veramente piacevole, molto piacevole. Ci siamo allargati in tutto e per tutto e questo è meraviglioso. Poter condividere queste gioie. E io vi prometto che chiunque vuole allargare queste discussioni, possiamo allargarle per il bene di tutti, perché è così che si apre lo spirito nostro chiuso. Così si apre. Parlando, aprendoci, possiamo anche fortificarci dove sembrava tutto perduto e invece tutto viene alla pace.
Dani partecipa di nuovo, forse sta arrivando di nuovo Dani. Preghiamo per Dani, preghiamo per zio Carlo e preghiamo soprattutto per Davide che è qui con noi. Bene, mentre preghiamo per tutti, diamo adesso una svolta alla parola che avevo pregato prima, nella preghiera all'inizio, nel Salmo 89. Non ci dimentichiamo perché è molto importante per noi questa parola. Il Salmo 89 ci dice: richiamo alle promesse di Dio nella presente afflizione. Che bello! Vedete che il Signore non sbaglia mai? Ci ha preso un basso che è proprio per noi. Salmo 89 dice: richiamo alle promesse di Dio nelle presente afflizione. Quante afflizioni abbiamo? Guardate, io mi faccio il solletico qua. Questo vuol dire che io ho avuto afflizioni. E se voi vi è venuto il solletico qua o qua o qua o qua o sotto, anche nell'intimo, o nelle gambe, o nei piedi, o nel culetto, o nella schiena, vuol dire che voi avete avuto delle afflizioni. Guardate che io comunico con il nostro angelo che abbiamo sulla fronte, chi è nuovo magari non sa che abbiamo un angelo qui alla radice del naso, che lui vede tutto e comunica con Dio direttamente. Tutto ciò che noi pensiamo, dalle tempie del cervello, la cervelletta e l'epidolamo, va a finire qua, sia di qua e va a finire qua. E qui c'è l'angelo. E l'angelo, prima che il messaggio del pensiero si emana, lui già lo spedisce a Dio e aspetta che ritorna. O la maledizione o la benedizione di quel comportamento che noi stiamo elargendo con il pensiero. Questo vuol dire che mentre pensiamo quel pensiero ci sono delle frazioni di secondi che passano, non tanto, perché non è come quando noi speriamo email con il computer oppure con il telefonino, i messaggini, ciao. Oggi mi sono arrivati tanti ciao di persone che non le ho mai conosciuto. E appena vedo questi ciao, dico, questi qua sicuramente li devo bloccare. Sapete chi sono questi? Genti alcuni che vorrebbero togliere la mia felicità nella mia vita. Come la tolgono a chi appena ci dicono ciao, sono nuova qua, cerco amici. Appena rispondete a quel messaggio,
Vi siete rovinati. Senza che lo sapete. Perché vi collocherete con qualche persona che distruggerà la vostra vita sentimentale con vostra moglie o con vostro marito. Loro ci sanno fare. Io non ne ho avuto esperienza a mio danno e vi dico, lasciate perdere, state dove siete. Se dovete rispondere, gli dite ciao, io non ho bisogno di amicizie e relazioni. Se vuoi, posso dare solo aiuti spirituali. Non mi scrivono più. Questo vuol dire che gli ho dato l'opportunità. Non sono stato Caino. È vero? Perché l'ho capita a mie spese. Il male che mi hanno fatto. E non voglio che nessuno dei miei fratelli, sorelle, piccole o grandi, possano commettere degli errori che ho commesso io. Chiari dovete essere, limpidi. Sono felicemente sposato, sono felicemente sposata, non cerco relazione. Punto. Se sono persone degne di amicizie in Cristo, loro scriveranno di nuovo e diranno veramente io desideravo amicizie così nel Signore. E allora cambia tutto. Bene, qui adesso andiamo avanti con le parole di questo richiamo alle promesse di Dio nella presente afflizione. Quante afflizioni avete avuto? Bontà vostra. O bontà di Dio, o bontà del fato, o di qualsiasi cosa. L'importante è che l'avete superato, se ce ne avete ancora afflizioni, perché questo è il momento delle grandi afflizioni. Non c'è una famiglia unita, non c'è una famiglia felice, o per un modo o per un altro. In ogni famiglia ci sono malintesi. Ci sono le afflizioni che Satana mette in giro. E se non può con un figlio di Dio o una figlia di Dio di rovinarla, rovina la persona che è accanto. E lo mette contro di lei o a lei contro di lui, o i figli contro di loro. Avete capito? Voi che adesso lo state ascoltando dalla mia voce, fatene frutto, perdonateli. Chiunque vi ha offeso, perdonateli. Non è colpa di loro. Sono stati soggiogati da Satana in persona. Questo vuol dire che voi, qualunque problema avete ricevuto, fate
come quello. Liberatevi e buttatelo ai piedi di Gesù, perdonando quella persona. O quell'individuo o quella famiglia che vi ha afflitto. E qui dovrebbe dire qualcosa che potrebbe collocarci in una stretta misura per avere un aggancio interpersonale con lo Spirito di Dio, volendo o non volendo, anche per le persone che dicono che sono ateo o non credo alla religione, non credo a questo, no? Se parlate di preghiera me ne vado, se parlate di versetti, di leggere me ne vado. Non ci interessa a noi questo. Noi dobbiamo fare ciò che sentiamo nel nostro cuore. Se loro vogliono stare, con tanto piacere. Se poi li vogliono ascoltare domani, sono in YouTube scrivendo Angelo Piccone, mi vedono il mio viso accanto a mia moglie. Solo in quel profilo io metto tutto ciò che è recente. Adesso. E qui adesso diamo un ascolto e una lettura. Dal primo versetto dice: per istruzione di Etan leggerà Ita. Io canterò per sempre le benignità dell'Eterno, con la mia bocca proclamerò la tua fedeltà a tutte le generazioni. Qui, in questo versetto, dice: io canterò. Ma perché canterà? Perché riconosce le benignità dell'Eterno e canterà con la sua bocca e proclamerà la sua potenza e fedeltà a tutte le generazioni. Uè! Ciao Pietro! Dio ti benedica, Pietro! Qualcuno sta cantando perché si sente onorato di cantare. E qui dice che canterò per sempre le benignità dell'Eterno. E voi? Chi di voi? Chi di voi? Chi di voi? Chi di voi? La mattina mentre si fa la barba canticchia un salmo o una melodia a Dio? Padre, nel nome santo del tuo figliolo ti voglio lodare e benedire tutti i giorni della mia vita, e mentre mi faccio la barba, io ti lodo, ti benedico nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Chi di voi fa questo? Non lo fate domani, se no, poi dite: mi ha invogliato il fratello Angelo. Non lo fate domani, aspettate magari qualche giorno, pensateci bene. Ma fatelo, perché mentre canticchiate, mentre vi fate la barba, gli uomini e le donne, mentre si truccano le guance e si tirano i peli delle ciglia e si ritoccano le ciglia,
e dicono: oh, come sono bella, gloria a Dio, gloria a te, Signore, che mi hai fatto così bella, guarda che bei gigli che c'ho, Signore, ti amo, ti adoro con tutto il mio cuore. Ehi, tu angelo Picone è diventato pazzo. È da un paio di giorni che sono diventato pazzo, pazzo da legare. Sapete perché? Non lo potete capire. Qualcuno durante che dormivo mi parlava, non so se dormivo, non so se ero dormiveglia, non lo so. Ma da quel giorno che non capisco cos'è successo, sembro un'altra persona. Boh, non lo so. E qui dal secondo versetto dice: poiché ho detto la tua benignità sussisterà in eterno, tu stabilisci la tua fedeltà nei cieli stessi. E per questo allora che lui cantava. Perché ha capito, poiché ho detto la tua benignità sussisterà in eterno, tu stabilisci la tua fedeltà nei cieli stessi. Ma allora ha capito che è la realtà della verità che questo grande Dio stabilisce il firmamento con gioia, con gloria e con potenza dall'alto. E questo mi fa piacere che questo nostro profeta ha capito. E voi, quando lo capirete, lo dico in plurale, quando vi aprirete alla potenza di Dio e di Gesù, non troppo tardi, perché il tempo stringe. Quando vi aprirete a questo grande Dio che vi ama con tutto il cuore. Ma quando? Può darsi? Domani? No, domani no, dopodomani? No. Il mese prossimo? O l'anno prossimo? State attenti, che domani potrebbe essere già troppo tardi, perché Dio ha designato la fine di questo mondo se non ci prostriamo tutti ai piedi di Gesù. Chissà, potrebbe essere l'ultimo giorno questa notte. Facciamo alcuni segni? No, non c'è bisogno che fate questo. Qui non c'è malignità. Ciò che lui ha designato deve essere messo come purezza. Se fate questi segni o toccate qualcosa sotto, è inutile. Ciò che Dio ha designato accadrà. A meno che tutti, dal più piccolo al più grande, si inginocchieranno e loderanno Dio e Gesù. Solo così questo mondo non esploderà. Se tutti si inginocchiano davanti a Dio. Un saluto ad Angelo Randazzo, 17A. Benvenuto. E ancora, nel versetto 13, io ho fatto un patto col mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo, dicendo:
stabilirò la tua progenie in eterno ed edificherò il tuo trono per tutte le generazioni. Selah. Che bello! Per tutte le generazioni, allora pure per me, pure per te, per te, per te, per te, per te, per te, per tutti. Ha stabilito per tutte le generazioni del mondo. Ci sei incluso anche tu, ma non aspettare a chiedere perdono a Dio e a Gesù, perché potrebbe essere troppo tardi. E qui dice nel versetto 5, e i cieli celebreranno le tue meraviglie, o Eterno, e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. I cieli celebrano che cosa? Way, qui i cieli celebrano la gloria di Dio. I cieli celebreranno le tue meraviglie in eterno e la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Lì, lassù, era festa quel giorno quando ha fatto scrivere questi versetti, ma quella festa dura fino a oggi, perché la sua parola non cade mai, non si deperisce mai, è sempre ferma. Perciò vuol dire che ancora oggi stanno celebrando la gloria sua, dell'Eterno. E nel versetto 16, poiché chi può in cielo essere paragonato all'Eterno? Egli è simile all'Eterno fra i figli dei potenti. Nessuno. Nessuno, cari nella grazia, può essere paragonato come questo grande Dio, assolutamente. Uno solo si voleva paragonare ed è stato subito buttato negli inferi. Sapete chi è? Comincia con la S, Satana, che si chiama Lucifero, l'angelo più bello che esisteva nel paradiso. Si è orgogliosamente inorgoglito e voleva sedersi in un trono più alto, quello di Dio. Ed è scritto qui nella Bibbia, l'abbiamo letto, non so se è stato l'altro ieri, non lo so, non mi ricordo. Voleva sedersi in un trono più alto di quello di Dio. Non solo che lo voleva sorpassare, ma gli voleva fare le scarpe a Dio. Però il conto se l'ha fatto male. Una volta c'era uno che mi voleva fare le scarpe a me, sul lavoro, non parlo di religione. E siccome io sono uno che so lavorare, il mio mestiere me lo faccio bene e l'ho sempre fatto bene, in tutti i sensi, muratore, carpentiere, ferraiolo, idraulico, elettricista, tutto, piastrellista, tutto, tutto, in bianchino, tappezziere, in sostanza, piastrellista.
dalle fondazioni fino alla fine, chiavi in mano. Nessuno mi ha potuto fare le scarpe sul mio mestiere. E siccome Dio ha creato questo mondo, il mondo è suo, nessuno ci poteva fare le scarpe perché è tutto suo. Avete capito? L'angelo, il più bello che era lassù nel cielo, Lucifero, è stato creato da lui. È una creazione fatta da Dio, voleva fare le scarpe a Dio. Mi potete immaginare che fine fece? È stato sballottato negli inferi, distaccato dalla luce del cielo. E non solo questo, gli è stato anche prescritto quello che gli succederà fra non breve sarà la sua morte totale. Lui già gli è stata designata la sua vita. Presto quest'angelo, che si chiama Satana, sarà messo dal nostro Signore Gesù Cristo in persona dentro una buca e chiuso, che non potrà mai più uscire. Questo sarà molto presto e non ci saranno più malattie. L'agnello giocherà con la vipera. Se non sarà in questo pianeta, sarà lassù. Ma ricordatevi, se voi vi pentite tutti in questo mondo e lodate Gesù, come fecero i Nineviti che si pentirono e lodarono Dio e Gesù, noi vivremo qui nel paradiso terrestre, in questa terra, perché Dio toglierà le malattie, turerà quel buco che c'è lassù che fra poco ci distruggerà, bloccherà anche quegli animali che sottoterra si mangiano le radici degli alberi e delle piante, li ucciderà. Ucciderà il bruco, ucciderà l'insetto che fa ammalare i frutti. In sostanza, tutto questo lo potremmo avere a una condizione, che tutto l'universo piegherà le ginocchia davanti a Dio e davanti a Gesù. E nel settimo versetto, per chi è entrato da poco, stiamo leggendo Salmo 89. Siamo arrivati nel settimo versetto che dice: Dio è grandemente temuto dell'assemblea dei santi e profondamente rispettato da tutti quelli che lo circondano. Avete capito? Voi non vi addormentate, ancora continuo. Non vi addormentate che ancora c'è un bel po'. Qui dice: Dio è grandemente temuto nell'assemblea dei santi, perché lo amano, è profondamente rispettato da tutti quelli che lo circondano. E io sono uno di loro, io rispetto Dio, dalla mattina fino alla sera, alla notte,
durante la notte, il giorno e di nuovo la sera, la notte e il giorno. A ripetizione, a rullo continuo. E non mi stanco mai! Sapete perché? Perché più lo adoro, più lo amo, più lui mi edifica, più lui mi fa salire lassù, vicino a lui, tanto che mi ha segnato anche una dimora pronta per me. E nel versetto 8 dice: O Eterno Dio degli eserciti, chi è potente come te? O Eterno, la tua fedeltà ti circonda dappertutto.